3.000 addetti impiegati ogni anno per un prodotto che è unico. Ha aperto ufficialmente ieri la campagna del pomodoro a Piacenza. La qualità del prodotto sarà buona, ha sottolineato Filippo Arata, presidente AIMPO. Piacenza conferma i dati dell'anno scorso con quasi 10.000 ettari coltivati. Secondo i dati raccolti dall'OI Pomodoro da Industria del Nord Italia, quest'anno le superfici coltivate sono in calo del 4,4%. Un prodotto che sempre più nel Nord Italia deve prendere la strada della rintracciabilità, della certificazione, della distinzione rispetto agli altri prodotti, perché è veramente un prodotto che sia nella fase di produzione che nella fase di trasformazione ha delle caratteristiche che pochi altri prodotti hanno, anzi direi nessuno. Ecco. La campagna del 2018 è caratterizzata dall'assenza di siccità, ma il problema dell'acqua rimane. Gli invasi e le dighe sono piene, quindi non abbiamo sicuramente la crisi idrica che c'era l'anno scorso. Ciò non vuol dire che non ci sia un problema di acqua e un problema di immagazzinamento di acqua nell'areale di Piacenza per quanto riguarda le coltivazioni. A preoccupare gli agricoltori quest'anno è un acaro, il ragnetto rosso, particolarmente aggressivo, che può provocare seri danni alle colture. Sta flagellando veramente gli impianti di pomodoro nella Valtrebbia, ma anche un po' in tutte le zone di Piacenza. Qui urge un discorso serio con i consorzi fitosanitari per trovare una soluzione. Il settore dà lavoro ad almeno 3.000 persone ogni anno. Sia nei campi, in tutta la filiera, nell'industria di trasformazione, una immensità di addetti ai lavori, di lavoratori, fanno la campagna del pomodoro che per molte persone è anche l'unica risorsa lavorativa dell'anno.